Riparte il master di secondo livello in bioedilizia e risparmio energetico, attivato dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della Sapienza. A presentarlo quest'anno è intervenuto in collegamento da Torino il popolare meteorologo Luca Mercalli. Prima dobbiamo capire e poi forse ci rende questo la vita più facile perché si generano anche degli entusiasmi, io spero, non soltanto delle preoccupazioni. È vero che i problemi sono tanti e gravi, ma credo che soprattutto chi lavora nell'ambito della ricerca abbia anche dalla sua il fatto che siamo dei curiosi, siamo delle persone che hanno voglia di recepire delle sfide con il mondo che ci circonda e, se possibile, nel nostro settore disciplinare, renderci utili elaborando delle soluzioni. È necessario un nuovo paradigma per salvare l'ambiente in cui viviamo. Da questa consapevolezza nasce il master attivato dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale in collaborazione con il CRITEVAT, la Sabina Universitas e con il contributo dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Rete Camere, GBC Italia, Formedil e della Regione Lazio. Non a caso, in occasione della presentazione della seconda edizione presso l'Auletta del Chiostro della storica facoltà si è svolta una tavola rotonda su sostenibilità e stili di vita. C'è bisogno che ognuno di noi faccia un cambio di passo, nel senso di considerare i temi e i problemi che la sostenibilità comporta come necessariamente affrontabili in ogni azione di quelle che facciamo, anche indubbiamente in termini scientifici. Quindi, quali saranno i caratteri peculiari di un ingegnere specializzato in bioedilizia? Quello di intervenire attraverso atti di progettazione, e per atti di progettazione intendo evidentemente anche atti di progettazione del territorio, cioè di quella che più generalmente si chiama, più comunemente si chiama pianificazione, in cui le modificazioni del territorio che vengono proposte, progettate appunto, vengano progettate in termini, con modalità, con impatti che siano compatibili con il territorio in cui prendono forma e corpo. Il corso si articola in quattro moduli didattici, proponendo quindi un percorso che spazia dalle discipline della pianificazione del territorio al progetto di edifici a basso consumo, secondo un approccio interdisciplinare. Di unire alla presenza di docenti universitari, la presenza di docenti che vengono dal mondo della professione, e in questo caso dell'ingegneria, dell'architettura, della pianificazione appunto territoriale, in modo da trovare una sintesi corretta e opportuna fra la sede scientifica della ricerca e la sede delle applicazioni professionali. Il tutto si concluderà con un laboratorio che noi faremo per 10 giorni dopo l'estate a Rieti, nella nostra sede universitaria di Rieti, in cui ci misureremo noi docenti insieme ai corsisti su un progetto specifico.